finanzieri del comando provinciale di Enna hanno rilevato un danno erariale di oltre 1.700.000 euro nei confronti di un consorzio di bonifica operante nell'ennese. Gli accertamenti contabili hanno interessato le attività svolte negli anni dal 2012 al 2014 ed è stato constatato il mancato versamento da parte dei consorziati di una porzione consistente dei contributi consortili. La Corte dei Conti ha citato in giudizio tre dirigenti che nel tempo si sono succeduti nella gestione dell'ente. 15 milioni per interventi nell'ennese sono stati messi a disposizione dal Ministero della Cultura. Sono destinati a investimenti per il miglioramento dell'attrattività dei borghi, l'adeguamento sismico e messa in sicurezza di luoghi di culto, torri e campanili e per il restauro di chiese del patrimonio del Fondo Edifici di Culto del Ministero dell'Interno. Accogliamo con soddisfazione questa prima tornata di finanziamenti del PNRR, ha comunicato la presidente Angenna Sabrina Burgarello. Ora auspichiamo che le istituzioni si adoperino per garantire massima trasparenza nelle procedure di affidamento, prosegue Burgarello, anche per sfatare il primato che alcuni media hanno assegnato alla provincia di Enna come quella a più alto rischio di corruzione. Domani all'Hotel Villa Giulia di Pergusa si svolgerà alle ore 18 la serata degli allenatori, organizzata dalla sezione provinciale dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio. Interverranno il presidente provinciale AIAC Luigi Di Dio, il presidente regionale José Sorbello, il consigliere nazionale Roberto Bellomo e il delegato provinciale del CONI Angelo Sberna. Durante la serata saranno premiati i tecnici vincitori dei campionati nell'ultima stagione e il socio AIAC più anziano. La raccolta differenziata nella città di Enna prevede per stasera il conferimento di carta e cartone. Le utenze domestiche sono invitate a esporre sacchi o mastelli dalle ore 22 alle ore 6. Per le utenze non domestiche è prevista domani mattina la raccolta della carta, nel pomeriggio la raccolta di umido, plastica e cartone. Per ulteriori approfondimenti visitate il sito ennalive.it, per contattare la redazione scrivete a redazione@ennalive.it.